dopo aver visualizzato tutti quanti i vostri video inviati del metodo autobiografico creativo, quello nel quale sono entrata più in sintonia è stato l'autoritratto, che tra l'altro mi ricorda anche moltissimo Van Gogh, che ha fatto tantissimi ritratti. Tutti gli esercizi sono comunque molto importanti in quanto aiutano l'alfabetizzazione emozionale. Tramite l'utilizzo della creatività si riesce ad esprimere e a conoscere le proprie emozioni. Il riscaldamento iniziale è un momento molto importante per avviare il setting, così come lo è anche gli esercizi di fiducia che aiutano a creare una buona atmosfera. L'autoritratto in questo caso per me è un dialogo interiore, è come io mi vedo, quello che io voglio che gli altri vedano, come il mondo veda me, ed è quindi la mia propria percezione. La nostra identità spesso non coincide con la nostra immagine, ma deve essere rappresentata e presentata agli altri attraverso di essa. L'autoritratto è la rappresentazione che noi diamo di noi stessi al mondo e quindi diamo volto alla nostra identità. È un processo che ha a che fare con l'immagine interna, la consapevolezza del proprio corpo e del proprio sé ed è quindi lo specchio dell'io. L'identità di una persona è data dall'aspetto fisico e da altre sue proprietà, ciò che uno possiede, ciò che uno ha fatto, ciò che uno ha detto, ciò che pensa, ciò che sente e via dicendo. La rappresentazione dell'autoritratto è fatta nel qui e nell'ora, è voluta dall'io, è un momento riflessivo e anche intenzionale. I risultati possono essere molteplici, ci saranno degli autoritratti nella veste degli altri, quelli simbolici, astratti, reali, con tanti particolari, con pochi, a colori, in bianco e nero, grandi, piccoli, centrati rispetto al foglio, con dei tratti molto forti o no, e via dicendo. La verbalizzazione quindi poi nel momento finale acquista un ruolo molto importante in quanto ci sia a che fare con un confronto con la propria immagine. Gli utenti devono essere capaci di guardarsi il loro artefatto, spiegarsi e descriversi. Successivamente poi con l'aiuto del conduttore si avrà un'elaborazione e visualizzazione e quindi nasceranno delle comprensioni, delle problematiche nascoste, delle vecchie sofferenze, degli sdoppiamenti, regressioni e soprattutto ci sarà una consapevolezza pubblica. Solo quando c'è una buona conoscenza di sé si può parlare di sintonia e empatia con gli altri. I possibili contesti applicativi di questo metodo a mio parere sono molteplici. Parlando di una conoscenza e consapevolezza del proprio sé si può applicare in diversi contesti come in psicopatologie, in anoressie, in bulimie, in situazioni di bullying, di maltratti, detenute, problematiche gruppali, individuali o qualsiasi terapia che preveda un'educazione emozionale.